Ciao, sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e in questo video ti voglio mostrare come abbiamo realizzato i lavori in questa bellissima casa colonica e dove tutto è iniziato con vogliamo degli infissi come quelli di una volta in ferro sottili. E detta così sembra una richiesta abbastanza strana perché gli infissi di una volta non ti danno nessun tipo di prestazione termica, non hanno nessuna tenuta all'aria, e non ha nessun isolamento acustico e ti passa anche l'acqua dentro, perché gli infissi in ferro di una volta erano fatti di cosiddetti TZL, profili che uno appoggiava sull'altro, e questi tipi di profili non garantiscono nessuna di queste prestazioni. E Valeria è un nome di fantasia della nostra cliente che per motivi di privacy non posso dire il vero nome, come spesso facciamo per i nostri clienti. Voleva realizzare nel portico, nell'enorme portico di questa casa colonica, una zona living e aveva bisogno di serramenti che garantissero le prestazioni energetiche come quelli che si fanno ai giorni d'oggi. Voleva una sicurezza all'effrazione molto elevata perché le vetrate erano enormi, le voleva luminose e voleva l'effetto degli infissi di una volta. Siamo riusciti a trovare la soluzione perché siamo partner Secco Sistemi. E con Secco Sistemi abbiamo utilizzato un sistema che si chiama OS265, vincitore di un premio Compasso d'Oro, un premio molto molto ambito e un bel riconoscimento per il design di questo serramento. Con questo tipo di soluzione, la giusta progettazione, la giusta posa in opera e l'insieme delle cose che occorrono per avere un risultato finale adeguato, siamo riusciti a dargli queste grandi vetrate con profili sottilissimi come vedi nelle foto. E siamo riusciti a dare una sicurezza molto elevata perché abbiamo usato dei vetri antisfondamento, abbiamo usato delle chiusure di sicurezza e abbiamo fatto un adeguato montaggio. Abbiamo progettato anche l'infisso correttamente. Siamo riusciti a dare anche estrema luminosità perché abbiamo utilizzato dei vetri extra chiari. Questo tipo di vetri li utilizziamo sempre quando utilizziamo questo tipo di infisso minimale, perché nell'infisso minimale che vuole simulare gli infissi in ferro di una volta è molto importante che i vetri non siano quell'effetto verdone che hanno i vetri normali, i cosiddetti vetri trasparenti. Col vetro extra chiaro si ha la massima luminosità e il vetro rimane bianco. Poi un'altra cosa importante quando abbiamo costruito questi infissi è che il cliente può venire in officina e anzi noi lo invitiamo a visitare l'officina mentre li produciamo, perché è un lavoro molto artigianale che in questo caso sono solo 3 dei nostri tecnici su 20 che possono costruire questo tipo di serramento perché è molto complesso e molto esclusivo. Ma il cliente quando viene anche insieme all'architetto può decidere come vengono costruiti, cioè praticamente la scatola della serratura, le finiture, in questo caso c'erano degli effetti a stile inglese orizzontale, cioè noi proviamo a fare un prototipo, glielo facciamo vedere e può essere cambiato in corso d'opera, soprattutto in questo tipo di infissi abbiamo visto che è una cosa molto molto apprezzata. Per concludere puoi vedere nelle foto questi che io definisco dei capolavori di artigianalità, ma non sono l'unico a dirlo, sono anche i nostri clienti perché sono molto contenti. E un infisso che ci tengo particolarmente a farti notare è quello ad arco irregolare con la parte apribile indistinguibile dalla parte fissa e anche tutto il panorama che c'è lì attorno nelle colline di Lungiano, che è veramente veramente bello. Quindi se ti occorrono degli infissi in acciaio costruiti su misura con profili sottili e vuoi qualcosa di veramente esclusivo che non trovi da nessun altro, soprattutto da nessun rivenditore o venditore di infissi, perché questi infissi vanno costruiti e non rivenduti, vai su www.bisacchi.it, segui il canale YouTube e metti mi piace a questo video se ti è piaciuto. Ciao, al prossimo video.